Prove di disgelo e ultime battute. La giornata della verità annunciata per ieri è slittata, ma le ultime ore sono state comunque importanti in prospettiva di eventuali definizioni. Prima un incontro a tre tra la sindaca di Foggia, l'amministratore delegato del club Carbotti e l'avvocato che rappresenta l'imprenditore casertano di origine ma trapiantato a Bologna, Nicola Di Matteo, tutti collegati in videoconferenza. L'imprenditore edile campano, con interessi anche a Dubai e in Romania, si è detto interessato al Foggia ed è pronto ad accollarsi la debitoria, pari a circa 2 milioni e 400 mila euro, al netto dei conferimenti di altri 5 milioni di euro, a cui Canonico però si è detto pronto a rinunciare. Ma vanno aggiunti comunque i costi relativi alla chiusura della stagione corrente, ovvero le mensilità di calciatori e tesserati relativi ai bimestri marzo-aprile e maggio-giugno, che per i potenziali acquirenti ammonterebbero complessivamente a circa 1 milione di euro. Di Matteo sarebbe disponibile a partecipare ai costi stipendi, ma solo in minima parte, mentre garantirebbe tutti gli adempimenti per l'iscrizione al campionato. Successivamente alla chiacchierata con il rappresentante di Di Matteo c'è stata una nuova call a cui ha preso parte Nicola Canonico, la sindaca episcopo, e Annino De Finis, quest'ultimo a capo di un gruppo di imprenditori interessati a rilevare il Foggia, che già nei giorni scorsi presentarono una proposta di acquisto, ma che pare non rispettava i parametri richiesti. De Finis e compagni chiesero nell'occasione corpose garanzie fideiussorie a Canonico, oltre alla definizione del contenzioso con la socia Pintus ed un'altra serie di richieste che Canonico ha ritenuto inaccettabili. Tra queste pare anche quella di poter disporre del club libero da contratti di dipendenza. Dopo l'incontro di ieri si è provato, attraverso la mediazione della sindaca, a smussare più di qualche angolo. Nelle prossime ore De Finis dovrebbe presentare alla sindaca una nuova proposta che sarà poi successivamente vagliata da Nicola Canonico. Ore dunque decisive per le sorti future della società di Via Gioberti. Di certo c'è che la fase di perlustrazione della sindaca Maria Ida Episcopo e dell'assessore allo sport Domenico Di Molfetta, che va detto hanno svolto un lavoro certosino e dispendioso, si è ormai conclusa. Ora tocca alle parti trovare eventuali intese. Entro la settimana il tutto, in una maniera o nell'altra, andrà definito. In corsa per rilevare il club restano De Finis e Di Matteo. Sullo sfondo c'è Canonico, che se non dovessero concretizzarsi le trattative esistenti dovrà scegliere il da farsi. Due a quel punto sarebbero le ipotesi: continuare o gettare la spugna e non iscrivere il Foggia, possibilità quest'ultima che tutti si augurano di scongiurare.